Conosci le regole, no? Partecipiamo alla Coppa Pegaso, normale. Vediamo se li sciottiamo gli Enda Spettro. Sì che li sciottiamo gli Enda Spettro. Se sciottassimo pure loro sarei un sacco contento. Prima posizione, Leon e Yuffie. E Leon lo possiamo riaffrontare. Adesso possiamo dimostrargli che lo abbiamo duro come lui. Yuffie dà un sacco di touch. Se colpite gli Shuriken, Yuffie dà un sacco di touch. Ecco. Ecco appunto, l'ho detto che è sicuro, è fastidiosissimo. Leon fa una spada, diventare la spada gigante, che è bellissima la mossa che fa Leon. Eccola là, una spada diamantata, cioè guardate, gigante. Questa è sempre con la spada sulla spalla, come i grandi fregni. Oh, un colpo ti serve, Leonin, vabbè ho capito, eh. E ti prendo da dietro. Ma se Pippo non mi ruba, ecco, grazie mille Pippo che hai evitato di farmi la combo se non partiva l'altro attacco. We never. No, we're the champ. Sono presa aereo colpo. Fantastico. Sembra che Phil abbia nato un altro grande eroe. La forza è la cosa più importante di un eroe? Beh, quello che ti serve è un cuore forte. Cosa rende un cuore forte? Se lo chiedi, non sei ancora un vero eroe. Pianta di fare indovinelli. Non è un indovinello. La coppa Ercole è più fastidiosa. Siamo a livello 40 ed è il livello giusto, quindi la sfida ci sarà. Il papero è già caduto. Papero, però mi aspettavo da te un po' più di resistenza, cazzo. Dai, siamo a livello giusto. E qua riaffrontiamo Cloud. Un sacco di danno in confronto a Leon. Possiamo bloccare le coniper guardia queste combo. È buonissimo perché c'è anche punti in questa cosa. Zanzan. Farewell. Ma comincia a volare con la letta pazza. Questa mossa senza aereo ci faccia un sacco di danno, già ve lo dico. Vai, è finito subito. Picchialo. Annulla l'attacco. Bellissimo. Ok. Metta al Chocobo. Fate vedere che sapete fare. Aspetta, Erko, soltanto io e te. Oh, caspita, che sbruffone. Che facciamo? Lasciamo che faccia da solo. Buona fortuna, Sora. Non ci andrò leggero. Vai tranquillo, nemmeno io. Rischiamo contro Ercole in questo momento. Per togliere questa cosa, basta lanciargli uno di questi. Si incitrullisce 2 secondi. Un sacco di danni. Però possiamo colpirlo. Oh. Ecco, qui fate il touch. Mannaggia. Ok. Salva un attimo. Via la potenza. Allora, se stai fermo, ti colpisco. Bravo, bravo, quando ti metti in posa. Vai che a terra, vai che a terra. Vai che a terra, mamma mia. Bellissima. Ciao, baby. Let's go. E anche la Coppa Ercole è chiusa. Yeah, champ. Scudo di Ercole, bello. Now I finally know what you mean about strength of heart. Mine comes from Donald and Goofy. Come again? Together, we're unbeatable. Not even Hercules stands a chance. With these guys beside. But that's. Of course, your friends give you strength. Isn't that right, Phil? The three of you together make great. And as a team, I'm sure you can overcome anything. Quanto è bella sta cosa. Eroica. Bellissima spada. Trio giallo. E chiaramente, beh, lo facciamo subito, che dici? Ed eccola lì. Eccola lì. Ve l'ho detto che anche questo mondo ce l'aveva. Chiudiamo anche questa serratura. Bam. E abbiamo fatto anche questo. Adesso abbiamo il trio giallo appreso. Tutte e tre le coppe vinte. Ma il mondo è finito? No, ci ritorneremo. Ci ritorneremo per un'altra coppa. O meglio, per altre 3 coppe. Per ora possiamo dire che il mondo è finito. Eccola. Cuccioli. E anche questi ce li siamo portati a casuccia. Andiamo qua. Ce ne stanno 2. Uno sono i cuccioli e l'altro è un elisir che male non ci fa. E cuccioli, esatto. Trio. Cuccioli e in più forza del vento, Areora. E fidatevi
che questa magia vi cambia la partita. Che ci dà l'oliarco. Allora, andiamo intanto dalla Fatas Memorina. Oh, un'altra pietra, cioè io non ho questo vicino, ecco qua, bibidi bobidi boh. Vediamo soltanto una, sì? Cosa ci dice di bello il caro Merlins? Stai facendo grandi progressi, ecco una cosa per provocare i tuoi sforzi. Incantatore, ci dà 2 MP. Stiamo andando a prendere l'ultimo trio giallo e quel forziere là sotto che non abbiamo preso ancora. Quindi facciamo così. Happy. Cucciolotti, 1, 2, 21, 24, 24 cuccioli ci mancano. E questa? Ah, ecco. Ti ricordi quel momento sul montanello con i capelli a punta e la spadona? Sì. Chissà se sta ancora cercando il suo amico. Sora, solo incontri di stare attento. È un po' scorbutico, ma gli vogliamo molto bene. Momento importante per Cloud. Il suo amico? Sappiamo tutti chi è, chiaramente. Andiamo a riprenderci un attimo i regalini che ci danno i Dalmata. Che ci danno un sacco di regali, perché ne mancano 24, quindi roba. Ecco poi il video. Regalo Pongo Penghi, pagina strappata. Focus su questo. Mithril, Oliarco. Il completismo di questo gioco dipende un sacco da ogni cosa. Nel senso, se voi non finite questo, il mondo di Winnie Pooh non lo avreste potuto finire. Se non avete gli Oliarchi, non potete prendere la spada più importante per Sora. Quindi sono tutte cose incatenate. Non mi ricordo se manca l'ultima pagina, quindi fammelo vedere. Bene, aspetta qui. Lo installerò subito. Tuturu tutu. Shala! Now just remember what Donald said to you. No frowning. No sad face. How can you be so cheerful? There's still no sign of your king. Aren't you worried? Ah, fui. The king told us to go out and find the key bearer, and we found you. So as long as we stick together, it'll all work out okay. You just gotta believe in yourself, that's all. Just believe. I believe in you. Voce familiare. Tutti i tempi fa, tutti i miei venivano in pagina e correva la luce. Mi è indicato quando c'è il doppiaggio. Tutti amavano la luce. Ma poi gli uomini, volendo possederla, iniziarono a combattere tra loro. E l'oscurità nacque nei loro cuori. L'oscurità si propagò, ingoiò la luce e il cuore della gente. Coprì ogni cosa e il mondo sparì. Ma piccoli frammenti di luce sopravvissero nei cuori dei bambini. E con questi frammenti i bambini ricostruirono il mondo perduto. Questa storia è importante. Il mondo in cui viviamo. Ma la vera luce riposa ancora all'interno dell'oscurità. E per questo tutti i mondi sono ancora dispersi. Piccoli frammenti di mondo, lontani e divisi. Ma un giorno si aprirà una porta nell'oscurità. Focus. E la vera luce ritornerà. Quindi ascolta. Se l'oscurità ti inghiottisse, ci sarà comunque una luce a guidarti. Credi nella luce e l'oscurità non ti sconfiggerà mai. Il tuo cuore può diventare luce, respingere l'oscurità e riportare la felicità. Capisci, Kairi? Kairi? What's the matter? Nothing. Kairi? Did you call me?
All'inizio per Sora è molto difficile capire che cosa succede, chiaramente queste visioni, queste cose. Come vedete lui la sente a Kairi, la vede, la sente parlare, la percepisce. In confronto a Riku che ha visto soltanto il guscio che è rimasto come Kairi. Bene, ho installato il Navigummi, però quel posto è ormai il covo degli Heartless. Non posso impedirti di andarci, ma fai attenzione. Tieni, porta questo con te, Trasgummi. Possiamo avventurarci verso il mondo che dovrebbe essere l'ultimo, ma in realtà è il penultimo. Forza, verso il nuovo mondo. Non avere fretta, Paperino, non sappiamo cosa ci capiterà. Possiamo andarci anche dopo aver esaminato gli altri mondi. Magari ci sono degli oggetti che ancora non abbiamo preso. L'abbiamo appena fatto, Pip. Come vedete, guarda, il livello di difficoltà è altissimo. Ma in realtà ci cambia poco a noi. La fortezza oscura. Che a vederlo così è uno dei mondi più belli esteticamente per ora. Guardate il cuore di sotto, il cuore degli Heartless al contrario, geniale. Cioè sia il cuore degli Heartless sopra che fa specchio col cuore di sotto che è uguale. Geniale, cioè non so come l'hanno pensato ma è geniale. Caspita, guardate lì. Io conosco questo luogo. E perché lo conosci, Sora? Perché lo conosci? Era il luogo dell'immagine di Tarzan. Che strano, non dovrei averlo mai visto prima. Però sento comunque l'odore nel mio petto. Ah, sarà solo la fame. Ehi, dico sul serio. Il ruggito di... Andiamo. Bene signori, io direi di fermarci qua. Abbiamo già detto tanto, abbiamo già fatto tanto. Chiudiamo qui e ci vediamo domani. Ci vediamo a un prossimo live, video, qualsiasi cosa lo stiate guardando in questo momento. Un ciao da Matthew e ciao ciao.